Rieccoci in studio, Calcio Napoli 24 Live con Riccardo Catapano, Vincenzo Credendino. Buon pomeriggio a Ciro Venerato. Ciao Ciro. Buon pomeriggio a te Vincenzo, a te Riccardo, un saluto a tutti gli amici in ascolto e anche a chi non c'è come Rita. Un abbraccio anche da parte nostra, la nostra bella e brava Rita. Prima di parlare di calciomercato, Ciro, abbiamo sentito il prefetto di Torino, ci ha assicurato che la Juventus a breve correggerà le sue posizioni con un comunicato e che ovviamente cambierà idea anche rispetto a tutta l'impostazione per quanto riguarda il caso biglietti di Juventus-Napoli. Volevo sapere innanzitutto comunque qual è stato il primo pensiero che hai fatto appresa la notizia. Ma è un'idea secondo me sbagliata, non so poi i termini istituzionali e giurisprudenziali, perché è anche vero che uno stato di proprietà, non so quindi se è possibile che anche all'interno di una manifestazione pubblica, però all'interno di uno stato privato, una società possa anche decidere chi accoglie. Questa è una cosa più da materia così di esperti di diritto, quindi io non mi cimento detestando i tuttologi, faccio solo così una riflessione invece da giornalista, da uomo di cultura, se mi permette, insomma credo che in generale queste scelte non aiutano insomma il nostro calcio, che già vive uno stato di profonda e latente crisi tecnica, economica e organizzativa. Il nostro campionato ha sempre meno appeal nel mondo, siamo sempre più distanti dalla bellezza anche estetica che ci regisce un campionato come quello inglese ad esempio, ma penso anche a quello tedesco, e quindi credo insomma poi che tutti possono sbagliare nella vita, l'importante è ravvedersi, e credo e penso e spero che la prefettura faccia presente insomma che ci sono anche determinati diritti che secondo me sono sacri e inviolabili, perché è giusto limitare magari l'ingresso a persone residenti fuori regione in possesso di DASP o per motivi di ordine pubblico, come è stato sempre fatto da quando si è applicata la legge Marone, no? Questo insomma mi sembra un caso limite, cioè quindi è una decisione secondo me sbagliata, che spero, penso e credo che per buona pace di tutti, compresa la Juventus, insomma tutti facciano un passo indietro, perché sarebbe ora di secondo me far sì che questo duello così sentito tra le tifoserie resti sempre nell'ambito sportivo e calcistico e non diventi una guerra di religione. Di duello di tifoserie non si tratta, cioè secondo me è riduttivo poi a scrivere la cosa a discorso. No, dico scelte del genere però. Duelli, cioè, sì, ma scelte del genere e esasperano gli animi però, no? Ovviamente, giusto per chi si sente di dato. Quindi non credo che ce ne sia bisogno, perché gli animi sono già surriscaldati da tempo per la storica e atavica rivalità, e quindi non aggiungiamo secondo me altro paper, insomma, perché già basta questo che c'è adesso e che certamente non fa bene comunque a nessuno, a nessun protagonista insomma addetto ai lavori che ama il calcio, perché Juve-Napoli deve essere solo una sfida sul campo, possibilmente bella e leale, e deve finire lì e non diventare mai una guerra di religione. Ci chiedono, Ciro, e qui andiamo al calciomercato, quando ascoltano la tua voce, di parlare di Chucky Lozano innanzitutto. Diciamo bene se diciamo che in questo momento è il profilo più vicino? No, non è quello più vicino. In questo momento ci sono profili che Napoli sta valutando e trattando. Io mi sono sforzato di dire, anche quando qualche giorno fa ho letto cose diverse, di PEC, di contratti, insomma, che la situazione è monitorata e che il Napoli sta facendo di tutto di più per convincere Raiola, perché è Raiola che va convinto, non Lozano, a dargli il giocatore, però vi ho anche detto, abbiamo manifestato che c'erano e ci sono ancora delle problematiche legate a tutta una serie di aspetti. Il primo ovviamente è quello dei diritti d'immagine, che va chiarito, che c'è buona volontà da parte di tutti di volerlo anche superare, però tutti devono fare dei passi indietro. Il giocatore deve farle, però deve farle anche il Napoli, e sono forse più i passi indietro che deve fare il Napoli che quello che deve fare il giocatore sui diritti d'immagine, se ve lo dico è perché lo so. Poi c'è anche un discorso di disponibilità del mercato, cioè bisogna sempre augurarsi che da qui al 2 settembre non si affacci nessun club più ricco, più importante, più prestigioso del Napoli e più ambizioso del Napoli. Io penso sempre a Paris Saint Germain, però potrebbe uscire fuori anche magari qualche nome che in questo momento non si è ancora palesato, lo stiamo valutando, e quindi quello comunque è un'altra, perché con Raiola c'è sempre da aspettarsi di tutto. E poi chiarire anche tanti altri aspetti della trattativa.
Poi, per quanto riguarda anche il pagamento, io continuo a dirvi che a me non risulta che Napoli voglia pagare tutto in una volta, ma che comunque voglia trattare con l'Eindhoven sul prezzo della clausola, cioè non tanto trattare sulla valutazione economica, che a Napoli va bene, quella tra 42-45, ma cercare di dilazionare il più possibile la cifra almeno in 3 anni. E questo, quindi sono tanti piccoli step che fanno sì che non si può dire che un giocatore è vicino, non si può manco dire che è lontano, è una trattativa, c'è una negoziazione in atto, lo dissi anche ai tempi di Almendra, quando qualcuno si affannava a dire che era fatto, se ben ti ricordo, io vi dissi c'è una negoziazione in atto, può andar bene e può andar male, però certezze in questo momento non ce ne sono, di sicuro il giocatore non ha problemi bene a Napoli, se quello che vuoi sapere, ma questo non è stato mai un problema, gli ultimi interventi sia in Rai che da voi non ho mai accennato a questa problematica, mi sembra, io ho sempre parlato di problematiche, di ambizioni, cioè di squadre che potrebbero uscire allo scoperto e sono più importanti del Napoli, o di diritti d'immagine che sono invece un ostacolo importante, e i rapporti col suo agente che di sicuro non sono i rapporti che Napoli può vantare con Pastorello, no? Rifacendomi al 9 che ha fatto De Laurentiis nell'intervista che ha rilasciato all'amico Francesco Modugno di Sky, che saluto, a Marsiglia, in cui ha palesato questa simpatia, no? Credo ricambiata con Federico. Non credo che De Laurentiis possa dire le stesse cose di Raiola, e non credo che Mino possa dire le stesse cose. Sono due personaggi che al di là dei rapporti di lavoro non si piacciono, e a volte in una trattativa, anche se si pensa ai soldi, non piacersi non aiuta in generale, poi alla fine si fa, può darsi che si fa, però in generale, non mi riferisco allo Zano, si fa in generale, però quando due persone non si piacciono non è mai un buon viatico per una trattativa. Ecco perché io sullo Zano resto sempre coi piedi, non perché voglio gettare acqua sul fuoco o fare l'uccello del maraguro, perché quello che mi arriva è questo, cioè di temporeggiare e non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Questo vale per Lozano come vale per James Rodriguez, solo perché anche su James Rodriguez il Napoli ha speranze che potrebbero diventare dopo il 18 agosto certezza. Quindi strategia dell'attesa anche per James, Ciro, come giustamente ci stai ripetendo, nonostante ieri dalla Spagna siano rimbalzate delle voci di un presunto interessamento della Juve per il Colombo. Ma guarda, nella vita tutto è possibile, certo. E quindi io fino al 2 settembre, quando si parla di questi grandi profili, non escludo niente, però la Juve dovrebbe tutto vendere Dybala prima di... Però in generale, da quel che mi risulta, non mi sembra un giocatore che abbia mai attecchito né su Paratici già dai tempi di Allegri, perché già lo scorso anno Mendes lo propose a Fabio prima nell'operazione Ronaldo, si parlarono perché il giocatore già era in uscita dal Bayern, nonostante il prestito fosse bene il Bayern già lo voleva sbolognare, e mi risulta insomma questo, che non ci fu una risposta positiva. Quest'anno più o meno siamo alla stessa cosa, cioè se lo dà a Sarri, Sarri lo allena. Se dovesse scegliere Sarri, io ho qualche dubbio che Sarri opterebbe per un giocatore del genere. Non credo che sia. Non credo che Sarri la pensi come Ancelotti su Ames, ecco. E io la penso più come Sarri che come Ancelotti in generale. Nel senso che comunque è un giocatore che a me piace, però lo ammetto con molta franchezza, voglio sempre vederlo in un campionato come il nostro e soprattutto testarlo nel rendimento costante, perché noi siamo tutti rimasti abbagliati dal mondiale che ha fatto, cose Brasile, di qualche colpo che ha regalato a Madrid e a Monaco di Baviera, con gli elazzi che a volte ci passano, però in generale è stato un giocatore molto incostante, e il fatto che se il Napoli possa riuscire a prenderlo in prestito, non dico gratuito ma oneroso, ma spendendo pochi soldi, e senza la concorrenza internazionale di un giocatore di questa levatura, un pensiero dovremmo farlo tutti, cioè non è che il Napoli è il più furbo di tutti e gli altri club del mondo sono tutti fessi, non è proprio così. E quindi, però è un giocatore sul quale ha messo la faccia l'allenatore, non credo che ce l'abbia messa De Laurentiis, non credo ce l'abbia messa Chiavelli, non credo ce l'abbia messa Giunta, ma la faccia ce l'ha messa Ancelotti, vedremo. Però anche qui la politica è d'attesa, se non esce nessuno e il giocatore mi sembra non voglia rimanere con Zidane, è probabile che il Napoli faccia un'offerta, però è una roba più da 18, 19, 20 agosto, prima mi sorprenderebbe.
Ecco, allora non possiamo in questo momento che dedicarci a James Rodriguez, Ciro, perché da Madrid le notizie che arrivano sono sostanzialmente preoccupanti, con un interesse della Juventus anche per James. Non so quali sono le notizie che sono arrivate a te. Ho appena risposto sulla Juve. Questo aspetto. Ho appena risposto sulla Juve. Sì, però dico, non so quali sono le notizie che sono arrivate a te sulla Juventus. No, non mi risulta che in questo momento la Juve non è poi... c'ha Dybala. C'è Higuain e c'è Amando, che ce fa qua Messi Rodriguez? Poi vediamo fino al 2 settembre, i rapporti con Mendes sono ottimi pure da parte della Juve, il giocatore è stimato da Cristiano Ronaldo, ma io personalmente non credo che il Napoli debba guardarsi alla Juve. Dicevo, al di là della Juventus, il Napoli resterà ovviamente fermo sulla sua posizione di attesa per quanto riguarda un prestito con diritto di riscatto. No, ma il Napoli deve essere... Ti chiedo anche eventualmente di altri pericoli, perché secondo me James Rodriguez... Questo non ci piove, è uno dei profili migliori attualmente sul calciomercato. L'unico club che l'ha cercato sul serio è l'Atletico Madrid. Okay. Come io, per esempio, se dalla Francia ci dicono il PSG, dobbiamo lavorarci. No. Ecco. Ma secondo me Leonardo può darsi, perché è un giocatore che se va via Neymar, però secondo me Leonardo, se un po' lo conosco, va su Dybala, in primis, e ho comunque sul profilo più importante. James va su Lozano, che secondo me è preferibile a James Rodriguez in chiave Leonardo. Leonardo tra Lozano e James Rodriguez, dovendo scegliere, preferisce Lozano. E quindi poi salta Lozano, Dybala magari va dall'altra parte, resta la Juve, magari possono andare su James Rodriguez. Però se tu mi dici il primo nome di Leonardo, no, non è il primo nome di Leonardo. Di sicuro il primo nome è Dybala. Credo che nella lista c'è anche Lozano. E non so se c'è James Rodriguez, ma escludo che sia nei primi due o tre della classifica di Leo, non credo proprio, perché ripeto, è un giocatore che nel panorama del calcio europeo in questo momento grandi club hanno paura a rischiare 42 milioni, tanto il Napoli non rischia 42 milioni, il Napoli rischia un prestito, se glielo danno bene, facciamo contento Ancelotti, dice il Napoli, e se non glielo danno non credo che De Laurentiis si taglierà le vene, insomma, quindi credo che più che altro sarà Ancelotti a rimanerci male, però Napoli rischia zero su questa operazione e gli altri club, tranne l'Atletico Madrid, non vogliono investire la cifra che chiede Perez, quindi il Napoli si fa forte di questa logica, però nel frattempo valuta profili invece che la società ritiene importanti anche per il futuro, cioè per future rivendite e quindi plusvalenze, perché io ho sempre detto che il primo input del Napoli, il Napoli è una società di trading, poi dopo arrivano i risultati sportivi, che sono quelli comunque di andare in Champions, non di vincere lo scudetto, perché poi si parla, però poi bisogna anche dimostrare di voler vincere lo scudetto. Allora, aspettiamo il 2 settembre, vediamo che farà la Juve, vediamo che farà l'Inter, vediamo che farà il Napoli e dopo capiremo se questo club è contento di far bene, ma non benissimo, cioè arrivare secondo e terzo, o davvero vuole quest'anno cercare di vincere lo scudetto, perché una cosa è fare bene, e con questa rosa fai bene, cioè il Napoli anche se chiude così la campagna acquisti, è una squadra forte, che può essere anche più forte, perché avendo un anno in più con Ancelotti, ci sono alcuni giocatori che magari hanno avuto un rendimento di un certo tipo che quest'anno possono crescere, penso a Insigne, vedere l'Insigne del giorno d'andata anche nel giorno di ritorno il prossimo anno, penso a Di Lorenzo che lo scorso anno non c'era, penso a Elmas, penso a un Fabian Ruiz ancora più forte, penso a un Milik ancora più motivato, soprattutto se dopo settembre resterà e rinnoverà, penso a un Mertens che nel suo ultimo anno napoletano vorrà lasciare un ricordo di sé importante, penso a Callejon che ormai è un giocatore che non finisce più di sorprendere, c'è bravo anche in mediano, quindi il Napoli è forte, cioè Manolas e Koulibaly credo che siano i centrali tra i più forti del mondo, quindi il Napoli anche così può secondo me lottare per lo scudetto, ve lo dico già adesso, però se una società vuole vincere lo scudetto, cioè nel senso che non vuole ancora avere più certezze, da qui al 2 settembre uno barra due top player deve regalarle al proprio allenatore, perché se no si rischia. Se da quel 2 settembre Juve e Inter faranno altri acquisti, l'Inter li farà, ma anche la Juve secondo me prenderà altri giocatori, poi alla fine di essere sempre vicino alla meta ma non raggiungerla mai, e questo poi diventa poi
disarmante non tanto per la società ma per il tifoso, perché poi si spiega anche per questo poi un certo disamore in certi momenti, perché il tifoso dice beh, siamo sempre i primi dei secondi. È ovvio che dopo 8, 7, 8, 9 anni hai voglia di dire ai tifosi, sono 10 anni che andiamo in Europa, sì, assolutamente. È un merito che nessuno ha mai negato a questa società. Allora, o si cambia strategia di comunicazione, mi riferisco soprattutto ad Ancelotti, perché devo dire che De Laurentiis, devo dire, in questa estate l'ho apprezzato perché ha fatto dichiarazioni secondo me intelligenti e soprattutto oneste, non promettendo la luna nel pozzo. Devo dire che Ancelotti invece, a meno che ha garanzie che forse non conosciamo, si spinge un po' oltre, perché se tu dici che vuoi migliorare la stagione precedente, che non sei qui a pettinare le bambole e che il secondo posto ti sta fastidio, roba del genere, è ovvio che il tifoso pensa che tu vuoi arrivare primo perché hai avuto garanzie per arrivare primo. Io non so se il mercato finisce così con questa rosa si ha certezza di essere primi, qualche dubbio ce l'ho. L'ultima, anzi due considerazioni. La prima, Llorente può essere una concreta alternativa? Visto guarda, nella vita tutto è possibile, però che il Napoli con la politica di De Laurentiis dia un triennale, un 34enne di 3 milioni e mezzo, poi posso sbagliare per l'amor di Dio, però le notizie che mi arrivano dagli Stati Uniti, quello che so io di mio, mi dicono che Llorente credo che non sia un giocatore da profilo napoletano. Io lo dico, questa è la notizia di mercato, poi perché a volte si confonda la notizia di mercato col parere del giornalista, che sono due cose diverse. Voi mi chiedete giustamente conto della notizia, giusto Riccardo, Vincenzo? Io dico, se da qui al 2 settembre sfumassero, speriamo di no, obiettivi importanti e prioritari, io penso a Lozano e ad Ames più che ai Cardi, che secondo me a Napoli non viene, a quel punto uno svincolato importante, forte come Llorente, io lo metterei in rosa. Se voglio vincere adesso e non fare un programma lungimirante portato negli anni, perché se arrivi secondo devi vincere ora, cioè non è che un programma fa 3 anni, e Llorente te lo pigli, però dubito che la politica del Napoli si sposi con operazioni di questo tipo, ecco perché non piglia Zeko, che è altro giocatore che io personalmente porterei sulle spalle da Trigoria a Castelvolturno, me ne incarico io, ma sulle spalle e lo porto, perché uno come Zeko secondo me, ecco, più che Icardi, uno come Dzeko sposta gli equilibri, perché per una squadra che deve vincere adesso, non domani. Icardi magari ti può fare un'operazione di plusvalenza dopo domani, tra qualche anno, però per come gioca il Napoli, per il momento del Napoli, credo che un giocatore che con la professionalità di Dzeko e le qualità tattiche di Dzeko, perché Dzeko non è solo un uomo d'area, è uno che ti fa salire la squadra, è uno che vede il gioco, è uno che può anche abbassarsi e fare la sottopunta dei movimenti di Ancelotti, quello sarebbe un giocatore, poi mi dà la porta come pochi se permettete, ed è un giocatore di grande esperienza ma soprattutto di grande testa, non è un bambino viziato, è uno che se mette in uno spogliatoio sai come si comporta, lo sta dimostrando nella Roma, ormai dell'Inter nella testa, però sta lottando come un grande professionista. Questo è il giocatore che io prenderei, però il Napoli non li prenderà. Ciro, se non ci sono altre novità ci un saluto, solo un appuntamento, fammelo dire, domenica alle 23:30, perché siamo sempre legati al film della prima serata, basta andare sul telecomando e si vede, appuntamento con la Domenica Sportiva Estate, che cambia conduttore, da Edi Dembischi ci sarà Sabrina Gandolfi, però resta sempre il punto mercato che viene dato, invece resta immutabile, ci sarò sempre io collegato da Corso Sempione e daremo ovviamente conto degli aggiornamenti del mercato del Napoli, perché poi domenica finirà la tournée statunitense e quindi ci saranno insomma nuovi aggiornamenti dagli Stati Uniti sulle ultime che riguardano Lozano e Ames Rodriguez. E meno male, grazie Ciro. A voi. Un abbraccio ed un saluto a Ciro Venerato di Rai Sport. Siamo giunti.